Come cambia il volto della città questo recupero di Villa Baragiola? Cambia in maniera culturale, appunto sulla base di una vocazione chiara, quella appunto culturale del quartiere di Masnago, che aggiunge uno spazio museale al già esistente e ottimo castello di Masnago, e aggiunge anche un altro parco in qualche modo alla vivibilità della città, perché il parco di Villa Baragiola è sicuramente aperto al pubblico e apprezzato, ma verrà migliorato attraverso una riqualificazione, un restauro di tutte le essenze che sono al suo interno. Tutto questo intorno a un nuovo spazio fisico per il quartiere, che sarà la nuova Piazza Ferrucci, che si coordinerà appunto col parco in un nuovo spazio urbano a tutti gli effetti, fruibile per i masnaghesi. Villa Baragiola come interverrà nel discorso sociale della città di Varese? Beh, innanzitutto ampliamo quella che è l'offerta abitativa della città. Viene ad essere soddisfatta una domanda che, come abbiamo detto più volte, è rivolta ad una popolazione che è appena sotto la possibilità del mercato, ma sopra rispetto a quelli che sono gli alloggi popolari, quindi ci consente di offrire ai nostri concittadini una proposta abitativa. Poi l'altra cosa che mi sento di rispondere, di soddisfare, è quel sentimento che riguarda i cittadini di Masnago. Viene in qualche modo a essere recuperato un elemento storico, ma mantenendone la sua vocazione educativa, sociale e culturale. Villa Baragiola diventerà un capisaldo dell'offerta culturale varesina. Come sarà possibile? Allora, diventerà un polo museale dedicato al contemporaneo, in una posizione interessante non solo per la dimora storica, che verrà restaurata a una dignità che aveva e che anni di disinteresse hanno trascurato e fatto precipitare molto in basso, ma sarà un polo culturale che entrerà in connessione, in relazione con altre realtà culturali dedicate all'arte e all'arte moderna e contemporanea, che vanno dal Museo del Castello di Masnago a Via del Cairo, Fondazione Morandini, fino a Villa Panza. Per cui Varese presenterà un bel percorso dedicato appunto a questa forma e a queste esperienze di arte. Sì, questo è uno degli ultimi bandi per l'esecuzione dei lavori, di un intervento importante, un simbolo della città e del quartiere di Masnago, il recupero di un edificio storico sul quale è auspicabile anche una partecipazione di aziende del territorio, visto che nelle varie procedure che il Comune ha lanciato relative ai fondi del PNRR sono state pochissime le partecipazioni delle aziende del territorio.